Se vuoi acquistare crediti, passa su www.thefoodshop.com e utilizza il codice ZAMP per avere un 5% di sconto sugli acquisti. Bene ragazzi, come sempre ZAMP che vi parla e oggi sono qui con il quinto episodio del Road to Division 1. Se volete potete iniziare fin da subito a lasciare un bel piace per supportare questa serie. Cerchiamo di arrivare a 8000 pollicioni ed eccoci qui con la squadra di oggi. Insomma, abbiamo un bel Quagliarella in attacco. Il resto della squadra sembra abbastanza performante. Adesso vedremo come ce la caviamo in game. Kone conquista il primo pallone, il neoacquisto sotto per Matri. Ancora Kone si propone, non gli arriva la palla, ma c'è Soriano. Ehi, giù quelle gambacce di merda. Sì, eccolo che entra. No, vabbè, rete così. Dopo 7 minuti la prima rete, perfetto. Bellissimo. Dai che potrebbe essere anche buona. Apri tutto di là. Ci siamo. E tira, madonna santa quanto sei lento lì, Aic. Lì dovevi spaccare la porta con una bella bomba delle tue. T'ho visto, Matri. T'ho visto, metti giusto pallone, bellissimo. Palletta in mezzo, non così, c'è una pippa. Dai, dai saliamo. Dai Iago Falche, dai lanciamo stazione di merda. E proponetevi, che cazzo chi devo servire se fate così. Con E, palletta dentro. E non per Matri che tanto sa fa un cazzo. Madonna che scandalo, perché ti faccio giocare ancora? Perché sei in squadra Matri, perché esisti? Cioè raga, penso che davvero un morto sa... Guarda quanto è lento. Oh bello, bello, fino in fondo un crossone dall'altra parte e ci è arrivato, tanto è incredibile, ci arrivano sempre i portieri degli altri. Dai, dai saliamo che è sbilanciatissimo, dai qualcuno si proponga. Matri, fammi sto gol, ma porca troia sei una madonna, sei scarso. Io guarda lo vendo, giuro, l'ho promesso l'altra volta, io stavolta lo vendo veramente, giuro, fuori dalla squadra, basta. Cioè non posso giocare con uno così scandaloso che è veramente troppo scarso, è veramente troppo scarso raga, non lo sopporto più, ve lo giuro. Liaic, fai qualcosa te ne prego. Vuoi palla Iago, dai. Mamma mia come sei forte. Oh attenzione, forse il primo. Figuriamoci se riesce a tirare sta pippa di merda. Regà, perché c'ho il portiere fuori dai pali? Perché non ho una difesa? Regà, più il terzo gol. Cioè, è scritto, devo prendere il terzo gol. Eccolo, tanto. Ma guarda un po', perché la mia difesa non era schierata? Perché il portiere era ancora fuori dai pali? Io metto dentro De Guzman, COC e torniamo. Poi, stronzo col contratto scaduto, te lo pigli in culo, me ne frego. De Guzman, ok. Anzi, De Guzman lo metto qua. Ok, così c'ho tripla intesa. Madre, che bello, quanta ansia adesso, ti tengo come riserva perché non si sa mai, puoi sempre servirmi. Poli lo mettiamo qui, rimettiamo dentro destro, al quale adesso compro un bellissimo contratto. Perfetto, questo c'ha addirittura Bacca. Bene, ha diciamo una serie A completa, ma va bene così. Va bene così, sì. Bellissimo, bellissimo. Destro è tornato, signori. Destro è tornato, come si gira? Ma lancialo dentro, di là. Non puoi sbagliare. Non ci credo. Chi è che ha sbagliato? Lo sbatto fuori dalla squadra. Lo sbatto davvero fuori dalla squadra adesso. Oh, fermatelo. Fermatelo. No, vabbè, porco. Perdiamoci d'animo perché sennò veramente qui spacco tutto. Destro, tra quattro. Crossone dentro, devi farlo. No, lui gliela para. A me fanno gol, lui gliela para. Vabbè, normale, dai. Ancora nostra. Calma che possiamo farcela, bello. Apri di là. Dai, segna. Non è possibile, sbatti da dentro. Guarda che roba. No, vabbè, questo è script puro, regà. Non mi dite che FIFA non è scriptato perché davvero vengo a casa vostra e vi uccido. Nessuno lo fermi, mi raccomando. Dai vabbè, ok, dai. Direi che fino adesso stiamo andando benino. Filtrantone in mezzo, lo facciamo un gol? Ma certo che non lo facciamo un gol, Zampi. Come ci pensi che facciamo un gol? Abbiamo una squadra di merda. Dai, aspetta che se ce la stiamo giostrando benino, magari giusto per sbaglio una palla potremmo buttarla dentro, no. Allora, vediamo un po' cos'altro possiamo fare. Oh, bello, forse qualcosina possiamo fare? Destro, non ce la facciamo a segnare. Cioè, incredibile, chi c'ha in porta questo? Altro che Spider-Man, c'ha Gesù in porta. Fallo, no, Ok, perché poi facciamo così, un tiretto, è rigore. Diciamo che non è rigore, vero arbitro, ok? Ok, dai che ce la possiamo anche gestire. Oh, lì hai, c'è il netto vantaggio. Magari potrebbe anche farcela, chissà, lì hai, ce la facciamo un goletto. Oh, un bel gol. Devo dire, ci siamo riusciti a fare un bel gol. Grande Liaic, 2-1. Scusa, si è fatto fare tunnel proprio con nonchalance. Cos'è? Deve
essere uno scherzo, raga. No, io non gioco più, vi giuro, veramente, cioè, basta. Non ce la faccio più con sto gioco di merda. Non è possibile, non l'ho toccato, non l'ho toccato, non l'ho toccato, regà, ma l'avete visto tutti che non l'ho toccato. Quanto cazzo, guarda che roba, guarda che roba, oh, che cazzo, abbiamo fatto un altro gol, incredibile, veramente, grande gioco, non so, oh, è finita la partita? Regà, a me mi dispiace, questo episodio finisce qua, ciao. Rendetevi conto, ci mancano 6 partite, siamo fermi lì. Praticamente in questo episodio non abbiamo ancora ottenuto un cazzo. Poi la cosa più bella è vedere Dramé, De Guzman e Ljajic. 3 contratti scaduti e tra l'altro mi sa che uno dei tanti è pure infortunato. Chi è che è rotto? Raga, pensavo che comunque qua tocca comprare un difensore, perché non posso andare avanti con Rossettini ancora. Ecco qua, 4,50, Roncaglia della Fiorentina, ce lo mettiamo subito in squadra, perché tanto con Rossettini, cioè, non ci posso campare ancora per molto. Ok, anche questo, che cazzo di cresta c'ha l'attaccante, sto male, oddio. Sì, però questo non è che è una squadra scarsa, anzi, direi proprio anzi. Vabbè, dai, vedremo come sempre come ce la possiamo cavicchiare. Fortuna che questo pure ne è sveglio, eh. Subito per destro, bellissimo destro in vantaggio. Mattia rientra, il tiro di Mattia. Mamma mia, però mi piace il destro, io ti voglio in squadra con me per sempre. Altro che quella pippa scandalosa di Matri. Mamma mia. Eccolo qua, destro, passaggione in avanti. Destro, se la fa ripassare. Non c'è arrivato. Mamma mia, come giocano adesso Iago Falche, ce la farà fare qualcosa di utile per questa squadra. Passaggione in mezzo. Dai che ce la fa il tiro. Rete. Che poli. Mamma mia, Roncaglia. Si fa sentire subito il neoacquisto. Buonissima la palletta per Kone. Kone, fammi vedere che sai fare un bel tiro a giro, Kone. Madonna, come ci è arrivato. Cazzo. Chiudilo. Bravo, Roncaglia. Se c'era Rossettini qua già avevo preso gol. Iago Falche sulla fascia. Falche ancora in mezzo, ottimo l'1-2, corri Falche, che cazzo è quello? Filtrantino in mezzo, ci arriva Poli, il tiro, la parata, che palle. Aiaiaiaiaiaiaiaia, corri Poli vai a chiudere, questo fa il gol della merda. E lo sapevo che tanto segnava, guardate il minuto, 45esimo. Regà, FIFA, bello. Dai, destro! Mamma mia, destro, devi farcela! Fermati, dalla lì! Perfetto, apriti là! Dai, ancora mia, con calma! Tra me si gira, il trantone in mezzo, crossa di là, non puoi sbagliare! Rete! 2-1! Fanculo! Oh, il primo gol di Iago Falche! Non ci credo! Ha segnato un gol! Che bello, forse non lo venderò. Almeno lui ci è riuscito in 15 partite a fan gol. Matri, ancora no. Quindi Matri mi sa che lo venderemo. Ancora destro. Destro tra 2, tra 3, il filtrante. Dai. Crossala dentro. E spingi. Scendi pallitta, no. Bene, regà, mi si è scaricata la webcam. Non ci fate caso. Dobbiamo reggere per questi ultimi minuti di gioco. Attenzione. Molta attenzione, raga, molta attenzione. Bravo. Cosa fai? Cosa stai facendo? Perfetto. Apri tutto anche di là, va benissimo così. Non ci arriverai mai, ma comunque abbiamo perso tempo. Bello. Dai che guadagniamo tempo. Dai che riandiamo su. E magari gli famo pure un altro gol. Vabbè, adesso non speriamo troppo in grande. No, non ci devi manco pensare, guarda. Finita, raga, abbiamo vinto. La prima partita di questo episodio, vediamo un po' adesso come siamo messi. Allora, avanza, dovrei aver raggiunto, ok, la salvezza. E adesso se ne vinco un'altra, cioè altre due, ho la promozione. Perciò ragazzi, adesso io direi che questo episodio di oggi può finire qui. Spero come sempre che vi sia piaciuto, in caso di sorta lasciare un bel mi piace, un commento se non avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video, bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.